oggi, tra una quindicina di minuti, contatteremo Paolo Barnard, che ci parlerà in modo un po' più approfondito delle think tanks e di altro. Eccoci qua, siamo ritornati. Abbiamo appena chiamato Paolo, che gentilmente oggi, Paolo Barnard è qui per darci qualche ulteriore e più approfondita delucidazione su cosa sono le think tanks e altro. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Vuoi introdurre un attimo agli ospiti chi sei e cosa fai, per favore? Sono un giornalista autoconsegnatosi alla disoccupazione, perché mi sono sospeso dai miei impieghi nella RAI di Roma in seguito ad una polemica sulla questione della censura legale che ancora è irrisolta. Ho lavorato per molti giornali prima di andare in televisione, sono stato 10 anni con la trasmissione Report di Milena Gabanelli, ho collaborato con riviste, ho scritto anche 4 libri, quindi questo è in breve, diciamo, chi sono. Sono un giornalista che adesso però si è sospeso dall'attività e lavoro solo su internet, perché prima voglio che vengano rispettati dei principi importanti. Okay. Se no è inutile continuare a fare questo mestiere. Sì, ricordo che avevi fatto tutto, era partito per via di un'inchiesta su una casa farmaceutica, da lì sono successi un po' di tutti i colori e lì sei stato un po', diciamo, segato dal punto di vista professionale, purtroppo. Io ho letto appunto i tuoi articoli rispetto sia al Trattato di Lisbona sia alla nascita del nuovo potere, e tra, diciamo, tutti i passaggi che hai toccato, tutti gli organismi che hai descritto, uno di quelli che mi hanno colpito di più sono le think tanks, sostanzialmente, e volevo chiederti se potevi aiutarci ad approfondire questo argomento, a dirci cosa sono, quando sono nate, da chi sono state fondate, e un po' via dicendo, insomma, approfondendo in questo senso. Puoi darci una mano? Sì, bisogna innanzitutto tradurre per gli ascoltatori cosa significa think tanks. In italiano letteralmente significa serbatoio di pensiero, sono degli istituti o istituzioni che sono ormai in tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo e anche del secondo, terzo mondo, che servono a riunire cervelli per pensare a che cosa? Pensare in grande maggioranza alle teorie economiche che devono andare avanti il mondo secondo certi interessi ben precisi. L'idea di formare questi istituti in quasi tutti i paesi della Terra è nata nei primi anni 70, quando le destre economiche americane si erano rese conto di essere perdenti, e cioè in tutto il mondo stava vincendo il modello socialdemocratico, chiamiamolo orientato a sinistra, il modello dello Stato sociale, il modello dei diritti dei lavoratori, dei diritti dei pensionati, eccetera. E questo modello metteva in crisi invece quell'altro modello, cioè il modello neoliberale, che era il modello che piaceva tanto alle destre economiche. Per tornare a vincere hanno cominciato a pensare, e per pensare ci volevano dei luoghi dove pensare, e queste sono le think tanks, i serbatoi di pensiero. Hanno cominciato a fondarne in America di grandi nomi, e poi dopo sono passati a diciamo colonizzare un po' tutto il mondo. Cosa servono questi, perché questi luoghi cambiano la politica, perché cambiano la gestione economica delle nazioni? Perché sono luoghi molto ben finanziati, naturalmente, e sono delle specie di università private. Lì si fanno i master in economia, lì i futuri banchieri, i futuri ministri, i futuri burocrati di Stato vanno a formarsi dopo l'università e apprendono esattamente quella che è poi l'idea neoliberale di gestione dell'economia. Naturalmente, se noi sappiamo che tutta la classe dirigente, o quasi tutta la classe dirigente che poi andrà a ricoprire i posti fondamentali dell'economia,
vasta per questi luoghi, quindi assorbe queste idee, sappiamo poi quali saranno le politiche che metteranno in pratica sulla testa di tutti i cittadini. E questa è stata la funzione dei think tanks, che hanno letteralmente cambiato la storia economica del mondo nell'arco di pochi anni, perché se parliamo di 30-35 anni sono veramente pochi. Sì, in effetti sì. Beh, diventano una sorta di evangelisti sostanzialmente queste persone che si formano all'interno di questi istituti. E mi è capitato negli anni scorsi di leggere qualcosa di Milton Friedman, c'era da accapponare la pelle, insomma, per un ragazzo. Io al tempo avevo 24 anni e mi è capitato per le mani questo trafiletto da un testo di Noam Chomsky che mi sembra si intitolasse Sulla nostra pelle, e dichiarava apertamente appunto la volontà di uccidere la democrazia partecipativa, cioè diceva che era di fondamentale importanza che le persone non partecipassero all'assunzione di decisioni importanti riguardanti la vita propria e collettiva, sostanzialmente. Sì, è assolutamente vero, Milton Friedman, questi personaggi. Milton Friedman è stato un grande economista, grande fra virgolette naturalmente, comunque un famosissimo economista, premio Nobel, e il problema è che sì, diventano dei guru, diventano dei santoni, perché chi passa attraverso queste think tanks, questi serbatoi di pensiero, viene indottrinato talmente bene, e poi verrà naturalmente piazzato nei posti chiave della politica e dell'economia, che poi naturalmente ha tutto il potere, tutta la possibilità di propagare questo pensiero unico, perché si tratta di un pensiero economico unico, nel senso che ci dicono che ne esiste solo uno e non ce ne sono altri possibili, e propagare questo pensiero come fosse un Vangelo, letteralmente. Infatti dalla fine, diciamo, degli anni gloriosi dello Stato sociale, delle socialdemocrazie, negli anni successivi, nei decenni successivi, il mondo è stato colonizzato da questo Vangelo unico che predica il libero mercato, predica il restringimento minimo dei governi, con minime funzioni, l'assoluta predominanza della iniziativa privata, e lo smantellamento progressivo di tutti quelli che sono le tutele dei cittadini comuni, delle persone comuni. Ora, questi personaggi sono estremamente abili per un fatto, perché sono riusciti a convincere anche le persone non ricche, anche i milioni e milioni di cittadini non ricchi, la maggioranza di noi, che il loro pensiero è la strada migliore. Ci hanno convinto tutti che la privatizzazione dei beni pubblici, che la concorrenza privata, che il libero mercato è naturalmente la strada dell'efficienza, la strada della ricchezza per tutti. Ci siamo cascati, purtroppo sì, anche le persone che guadagnano stipendi da impiegato, da operaio, da negoziante, da commesso o commessa, i taxisti, eccetera, si sono convinti, gli è stato piantato in testa da questi guru che la strada migliore per la loro ricchezza è questa. È una balla, gli indicatori sociali sono chiarissimi, per esempio cito solo un fatto: oggi in Italia il 17% delle famiglie è in gravissima difficoltà economica, si intende dire che non riescono a mangiare come vorrebbero, non riescono a pagare le bollette, non se ne parla di fare le vacanze, eccetera. Il 17% non sono pochi, e soprattutto sono 7% in più rispetto a quello che erano pochi anni fa. E quindi sta crescendo il numero dei poveri italiani, questo è proprio frutto di queste politiche che ci hanno ficcato in testa dicendoci che invece erano la strada per la ricchezza. Hanno convinto un sacco di cittadini comuni che purtroppo non pensano con la loro testa, sono convinti che il privato è meglio, sono convinti che la strada per la pensione privata, per la sanità privata, la strada è migliore, quando invece i dati economici ci dicono che stiamo perdendo drammaticamente. Pensate solamente che oggi in Italia un italiano su 5 non può più permettersi visite specialistiche, per cui addirittura rimanda gli esami importanti,
quelli per la salute, perché non se li può più permettere. Nell'Italia di 20 anni fa questo era impossibile, non succedeva, ed è successo nel tripudio del libero mercato. Sì, tra l'altro questo è un percorso navigato che hanno attraversato tutti i paesi che hanno adottato questo tipo di politiche. Mi ricordo che già una decina d'anni fa, sempre leggendo questo libro, si apportavano i dati del modello Thatcher e cioè ovunque si inseriva quel tipo di meccanismo lì, automaticamente l'aumento della povertà era il risultato. Sicuramente, infatti oggi la Gran Bretagna, che tu hai citato con l'ex famoso primo ministro Lady di Ferro Margaret Thatcher, la Gran Bretagna che ha ereditato le politiche della Thatcher, perché i nuovi laburisti li hanno copiate pari pari, non hanno cambiato una virgola, si ritrova a essere il paese occidentale in assoluto più in crisi, con una povertà più sviluppata, un bambino su quattro in Inghilterra è povero, e oggi c'è addirittura una crisi di povertà a tale livello per cui gli inglesi, 7 milioni di famiglie inglesi non riesce più a scaldarsi, cioè non ha più i soldi per comprare, per pagare il riscaldamento di casa. E queste sono cose che sono spaventose, ma se passiamo dall'Inghilterra agli Stati Uniti d'America, butto lì un altro dato che non credo che molti ascoltatori lo sappiano, ma negli Stati Uniti d'America, il paese più ricco del mondo, ma il paese che ha adottato le politiche economiche di queste think tanks, più di tutti, ci sono in America oggi, ci sono all'incirca 50 milioni di americani che fanno la fame. Secondo i dati del Dipartimento dell'Agricoltura americano, 50 milioni di americani oggi non riesce a sfamarsi più di una volta al giorno, e quindi fanno la fame, perché se pensiamo che una persona media deve sopravvivere con 3 pasti al giorno, chi ne fa solo uno e basta fa la fame. Potremmo, secondo te, provare a fare un'autoanalisi a livello di cittadini medi, cioè di come hanno influito queste think tanks, non tanto nella società, quindi ragionare in senso allargato, ma fare una critica proprio all'individuo della classe media. Che tipo di cambiamenti ha subito dopo l'avvento di questo tipo di modello economico? È un po' quello che si diceva prima, l'individuo della classe media si è convinto che il suo bene sta nel coltivare il suo proprio orticello di piccolo imprenditore personale. Una volta che l'individuo della classe media si è convinto di questo, è rimasto fregato, perché tu devi capire che siamo tutti sulla stessa barca e abbiamo tutti in mano un remo. Se io remo da una parte, tu remi da quell'altra, e quell'altro da quell'altra, e quell'altro da quell'altra, e non remiamo tutti insieme, la barca va a caos, proprio va, non va, non riesce ad andare avanti. Questa è una regola elementare. E convincerci tutti a remare nel proprio orticello ci ha rovinati, perché infatti quello che vediamo davanti tutti i giorni nella crisi economica che stiamo vivendo e nella peggior crisi economica che verrà, perché il peggio deve ancora venire, è il risultato di questo sistema. Nel momento in cui il cittadino della classe media si è convinto che il suo interesse non stava nella collettività, cioè non stava nel fatto di avere un interesse comune, ma stava nel fatto di avere il proprio piccolo interesse del proprio orto, che cosa è successo? Beh, è successo una cosa molto chiara: gli sono entrati dalla porta principale 100 monete e lui era molto contento e non si è accorto che dalla finestra del retto gliene uscivano 1000. E infatti questo è quello che sta succedendo. Quando dico che un italiano su 5 non può più fare gli esami specialistici, dico che oggi tutti quelli che sono in ascolto lo sanno benissimo: se vuoi farti un attacco per salvarti la vita, non c'è verso che la fai col sistema sanitario pubblico, la devi fare col sistema sanitario privato. Oggi un esame del sangue in un sistema sanitario pubblico ti costa 25 euro, tu immagina cosa ti costa un attacco in un sistema privato. Cioè tutto quello che tu hai risparmiato credendo di farti la tua assicurazione privata, credendo di risparmiare sulle tasse al famigerato Stato, te lo spendi in una singola volta se devi fare un attacco. Se dopo l'attacco devi fare un'ecografia o devi fare una scintigrafia, cioè spendi tutto quello che hai risparmiato in tasse in 10 anni. Quindi è chiaro che con questo sistema hanno convinto il cittadino medio a risparmiare, a farsi entrare dalla porta 100 e non si è accorto che gli uscivano 1000 dalla finestra.
e questa è stata proprio la classica fregatura che è toccata a tutti, sta toccando a tutti, ma vai a convincere oggi le persone che questo è un dramma. Oggi ancora le persone ti ascoltano e ti dicono no, ma il privato è meglio, il privato è molto meglio, e non è vero. Sì, questo è un grosso problema. Volevo affrontarlo un po' meglio se possibile, però prima volevo fare una riflessione a caldo. Tutte queste cose che stiamo citando, secondo me, nel corso dell'ultimo decennio, ha portato a una condizione che, almeno a vederla, dà l'impressione di essere disastrosa. Dal punto di vista globale, parlo in termini sia geopolitici sia in termini di ecologia, è come se fosse un po' tutto malato. Poi ci pensi un attimo, capisci come funziona, dici ok, questi qui voglia di cambiare non ne hanno minimamente, perché comunque loro ci guadagnano un sacco di soldi, però chiedo a te se eventualmente nel tuo lavoro di reporter ti è capitato di notare che ci sia qualcuno all'interno di queste corporation, di questi grossi con i virus. Cioè, il virus è un organismo di una idiozia incredibile, perché tende a uccidere il corpo che l'ospita, e se uccide il corpo che l'ospita muore anche lui. Questi economisti e questi uomini di potere sono esattamente identici, vogliono il profitto immediato e non si interessano di cosa succederà domani, ma domani succederà che muore il pianeta, perché il pianeta non può più reggere questo sistema, muore la società economica, perché la società economica non può più reggere questo sistema, e quindi muoiono anche loro. Una piccola percentuale di illuminati all'interno di questi gruppi si sta in effetti ponendo il problema, e sono posti per esempio al World Economic Forum del 2005, dove è uscito chiaramente a Davos, dove è uscito chiaramente un dato, e cioè i paesi dove è meglio investire, dove gli investimenti sono più profittevoli, anche gli investimenti privati, sono i paesi scandinavi. Perché? Perché i paesi scandinavi sono gli ultimi rimasti al mondo che hanno conservato uno stato sociale fortissimo, uno Stato molto forte, delle tutele sociali dei lavoratori che sono molto molto più ampie delle nostre, e un ordine e una coesione collettiva, un ordine collettivo, un interesse collettivo sviluppatissimo. Ed è stato scoperto che l'investimento privato in questi paesi rende molto di più che in qualsiasi altro paese al mondo. Ora, ecco, sono ancora pochi quelli che si rendono conto di questo, cioè che si rendono conto che se vogliamo guadagnare, se vogliamo prosperare, la macchina deve essere una macchina di interesse collettivo e non di parcellizzazione privata, ognuno per conto suo. Però sono ancora pochissimi che se ne rendono conto, e in realtà purtroppo ancora il grande sistema economico neoliberale marcia con la logica del virus, cioè mangio finché posso e quando poi muore l'organismo muoio anch'io. Ed è la follia di cui parlavamo prima. Una cosa che mi ha colpito comunque di queste think tanks è proprio che loro sono riusciti a rendere reale una follia, sostanzialmente. Quindi mi chiedevo, partendo da questo punto di vista, è possibile individuare all'interno delle think tanks, diciamo, degli atteggiamenti che potremmo ricalcare dal basso per riuscire a fare qualcosa di concreto per cambiare le cose? No, assolutamente no, non credo che si possa partire da lì, da quello che viene prodotto al loro interno, per poter cambiare le cose. Credo che si debba partire invece da considerazioni che si fanno all'esterno di quel sistema di potere per poter cambiare le cose. Poi il discorso di come cambiarle è lunghissimo ed è difficilissimo. Intanto rendersi conto, per esempio, che la prima cosa da fare per il cittadino comune è rendersi conto appunto che le idee economiche che gli condizionano la vita, che gli regolano la vita, non nascono nei ministeri, ma nascono dentro queste think tanks che poi le trasmettono agli ubbidienti burocrati e ministri che devono solo metterle in pratica. Intanto già rendersi conto di questo è un passo avanti, perché allora invece di prendertela con l'inutile ministro Tremonti, te la prendi con chi alle spalle di Tremonti prende le vere decisioni. Intanto già questo sarebbe un passo avanti. Mm-hmm. Ok.
Poi ieri mi è nata una curiosità perché ho letto qualche altro tuo articolo sul tuo sito. Sfioro questo problema, nel senso che facevi una critica alla descrizione del sistema monetario all'interno di un film che io ho visto fino a poco tempo fa, che è Zeitgeist. Allora lì mi è venuto un dubbio: è possibile, se possibile, descrivere in soldoni, dal tuo punto di vista, se ne hai conoscenza, come funziona il sistema monetario delle banche centrali? So che è un po' fuori tema, però è una curiosità che mi è venuta all'ultimo minuto ieri, perché pensavo a tutta la descrizione, diciamo, del potere sovranazionale, dove per ultimo ci stavano gli investitori sovranazionali, e pensavo all'efficacia del, diciamo, meccanismo del capital flight, cioè dello spostamento di grandi capitali, in un sistema che ha riserva frazionaria, e che cosa succederebbe invece se il capital flight venisse fatto in un paese dove la riserva frazionaria non c'è. Perché dal mio punto di vista, da come posso vedere le cose io, con i mezzi di informazione che ho io, mi sembra che se lo fai su un posto dove c'è diciamo sovranità monetaria, il capital flight non funziona più. È così o sto vedendo un po' le mucche in cielo? No, lo stai vedendo, no, però se posso fare un'osservazione, cioè, sì, devi un po' pensare a chi ti sta ascoltando in questo momento. Io credo che il 99% di chi è all'ascolto non abbia capito una parola di quello che hai detto, e allora, sai, bisogna che stiamo un po' attenti, perché se vogliamo fare una discussione fra noi due, sono d'accordo ed è anche molto divertente, ma se una persona ascolta ed è magari, so, in un negozio che sta intanto servendo dei clienti, o in un bar che sta pigliando un caffè, non capisce niente di quello che abbiamo detto. Cioè, il discorso delle banche centrali e del film che tu citi è un discorso che va un po' spiegato. Cioè, ci sono delle persone, delle teorie che dicono che le banche centrali, come per esempio la Banca d'Italia, stampando, siccome possono stampare la carta moneta, fanno una specie di trucco per cui finiscono per indebitare i cittadini italiani, o come i cittadini di qualunque altro paese abbia una banca centrale, vendendogli sostanzialmente le banconote che loro stessi stampano ad un prezzo che è irrisorio, perché in fondo è carta. Da qui nasce tutta una teoria che si chiama signoraggio, che viene indicata come uno dei più grandi problemi dell'indebitamento pubblico, eccetera. Poi la riserva frazionaria è una cosa ancora più complicata, che riguarda le banche, e adesso la mettiamo un attimo da parte. Sì. Dunque, questo problema della sovranità delle banche centrali che stampano moneta è in effetti un problema molto grosso, perché alle banche centrali è stato dato il potere di stampare la carta moneta, non le monetine, non gli aurini di moneta, quelli li fa ancora lo Stato. Una volta lo Stato faceva sia le banconote che le monete, adesso lo Stato fa solamente le monete e le banche centrali fanno le banconote. Ma uno dice: ma le banche centrali non sono la stessa cosa dello Stato? No, purtroppo poi si è scoperto che le banche centrali non sono la stessa cosa dello Stato. Le banche centrali sono in alcuni casi degli agglomerati di banche private. Sono istituti di diritto pubblico, ma in realtà sono poi agglomerati di banche private. In alcuni altri casi invece le banche centrali sono di Stato, però hanno un'autonomia di legge che è diventata talmente grande che addirittura gli stessi stati che le posseggono non le possono controllare. Quindi cos'è successo in pratica? In un caso o nell'altro queste banche centrali hanno preso un'autonomia che è troppo forte, perché sfugge al controllo dei parlamenti, e sfugge al controllo dei presidenti del Consiglio, sfugge al controllo quindi dei cittadini, e stampano la moneta. Allora, nel stampare la moneta e nel fare altre cose che fanno le banche centrali, naturalmente hanno una grossa influenza sull'economia, ed è qui la critica che viene fatta. Insomma, se le banche centrali hanno questa influenza così forte sull'economia, ci dovrebbe essere un controllo maggiore da parte dei cittadini e dei governi. Poi, che le banche centrali, stampando moneta, finiscono per indebitare lo Stato, cioè la teoria del signoraggio è che le banche centrali stampano
mettiamo per semplicità, 1 miliardo di euro e li, sostanzialmente li vendono allo Stato italiano che si indebita per 1 miliardo di euro cedendo titoli di Stato, questa teoria non è per adesso, dal mio punto di vista, provata. Sto facendo una complicatissima ricerca su questo, ma posso dire che sicuramente l'idea che la banca centrale stampi la moneta e la venda al suo valore nominale, si dice, cioè a quello che vale, allo Stato che si indebita per altrettanti soldi con la banca centrale è una balla. Questo non succede. Poi che ci siano dei meccanismi perniciosi, pericolosi nello scambio di moneta fra banca centrale e Stato, questo può essere vero. La riserva frazionaria è un altro meccanismo che può essere criticato, ma per entrare in questi temi bisogna prima aver concluso una ricerca molto approfondita e devo dire che, questo non interesserà gli ascoltatori, ma devo dire che quello che circola in internet su queste cose è al 90% una favola poco approfondita e di gente che sinceramente non vuol fare la fatica poi di andarsi a studiare che cosa sono le politiche monetarie. E con questo spero di aver reso un'idea più chiara. Sì, sì, molto di più chiara. Che, no, di ma cui parlavamo. Infatti, no, ma era stata proprio questa la curiosità che avevo, nel senso che siccome mi sono passati per mano diversi libri con anche pseudo documentazioni, insomma, della banca, volevo appunto capire se dal tuo punto di vista erano attendibili oppure no. Poi ovviamente ognuno continua a studiare e a informarsi sulla cosa. Naturalmente ero contento di sentire il tuo punto di vista da professionista, perché io, come hai potuto assaggiare, qualche difetto come cronista e come presentatore ce l'ho, perché fino all'altro giorno, insomma, facevo e continuo a fare il pizzaiolo, il mio lavoro il pizzaiolo, non sono certamente un professionista. Piano piano mi tirerò via un po' di difetti e cercherò di avere più, diciamo, a cuore il punto di vista dei telespettatori, radio spettatori. Comunque nel corso delle puntate precedenti abbiamo appunto infarinato un po' questi discorsi e nella seconda parte della trasmissione prendiamo sempre delle telefonate da parte delle persone per sentire che cosa hanno capito, che cosa invece non hanno capito, se vogliono approfondire in un senso o nell'altro la discussione. Quello che volevo chiederti è se tu hai piacere di ascoltare le telefonate e rispondere direttamente a loro, o se dici va bene, no, mi fermo qua, faremo un'altra volta o... No, no, volentieri, le telefonate volentieri. Ok. Non so se sia possibile, non so se sentono. Ok, magari proviamo a farle chiamare sull'altro numero. Sì, ma non sente Paolo perché non ha il computer. Ah, ok. Ecco, mi dicono che non è... Facciamo una prova, se arriva una telefonata, quindi devono chiamare al 700-700, giusto? Ecco, dico ai telespettatori, se volete fare qualche domanda a Paolo, chiamate allo 049-700-700 e se non vi sente gli traduco io la domanda e lui cercherà di rispondervi. Ecco, siamo qua che vi aspettiamo. Ecco, qualcuno ci dice che Marcello, che è un altro speaker della radio, martedì a mezzogiorno ha parlato del signoraggio e a questo punto qua sta andando in confusione perché dice che c'è la stessa radio, che ci sono due idee diverse, qua ce ne sono molte di idee diverse, comunque va bene. Ma no, questo è il bello ed è il dovere di una radio. Per fortuna che è così. Non si può dare sempre la stessa idea, bisogna dare agli ascoltatori la possibilità di formarsi la propria idea ascoltando varie versioni della stessa cosa. Se no non hai informazioni. Infatti, certamente. Quindi, no, il signoraggio è una materia estremamente complicata che va vista studiando molto bene la politica monetaria, soprattutto studiando le leggi che regolano la politica monetaria. Tu pensa per esempio che, già per dirtene una, l'idea che, come fa vedere questo film che tu hai citato, dove c'è addirittura una animazione dove si vede una mano che prende i soldi dalla banca centrale e li consegna al governo americano, il governo americano consegna la valigetta con dentro i titoli di Stato, eccetera. Cioè, tu pensa che questo principio, che dovrebbe stare alla base del famoso signoraggio, è del tutto sbagliato perché... pronto? Sì, la senti allora, c'è una telefonata. Dica, signora. Dunque, buonasera, io ascolto con interesse. Buonasera. Questa trasmissione.
e volevo chiedere una cosa. A me, se non concesso, perché io non sono una persona informata, quindi non posso asserire o avvalorare ciò che ha detto il signore. Può alzare un pochino la voce, signora, che si sente poco? Sì, dunque, vediamo se posso alzare la voce. A me, se non concesso, sì, che ciò che ha detto il giornalista sia una verità, perché io non posso avvalorare ciò che lui ha detto, perché sono una persona che ignora queste cose. Mm-hmm. Ma a me, se non concesso, io mi chiedo, ma perché la parte sana, la parte che vede tutto questo questo cammino verso l'errore, questo perpetuarsi dell'errore, di inserire, non so, di cercare di aggiogare la gente, perché non c'è questa parte sana che fa qualcosa per combatterlo? Perché in effetti le stesse scuole che hanno loro, gli stessi atenei che hanno loro, non si possono fare da un'altra parte, non si può cercare di avere la controparte. Ho sentito che il signore addirittura è uscito dalla RAI perché per dissidi, per cose, eccetera, quindi è un libero pensatore. Sì, a lui, che è una persona così accorta, così acuta e così intelligente, a lui l'onere di iniziare qualcosa di nuovo. Perché a lui soltanto. Dovremmo prenderselo. Beh, lascio che rispondi Paolo, se ha sentito. Paolo, hai sentito quello? Sì, sento bene, sento benissimo. No, perché parlarne soltanto è una cosa, e cercare di controbattere con dei fatti, questa è un'altra. Paolo, cosa dici? Sì, grazie della domanda. No, la cosa è ovviamente molto sensata. La signora ha ragione, bisogna non solo parlarne, bisogna anche fare, ed è quello che ho cercato di fare negli scorsi 20 anni in questo paese. Io ho cominciato non come giornalista, ho cominciato prima, ma come attivista, cioè cercare di mettere in pratica le cose che si dicono, ho cominciato nel 1989 esattamente, sono passati 20 anni. Ora, signora, c'è un problema, ci sono due problemi con cui ci scontriamo. Uno è il carattere nazionale degli italiani, che purtroppo non sono storicamente educati a essere un popolo coeso, che è capace di azione civica. Siamo un popolo di irrimediabili individualisti che fanno una fatica tremenda a formare gruppi disciplinati che si diano da fare. Faccio sempre una battuta che la farà ridere: quando due italiani si mettono assieme fanno un partito, quando sono in quattro fanno due correnti. E questo è proprio il carattere che noi abbiamo. Questo è il primo grande problema nel mettere in pratica le cose, nel fare cose concrete. Il secondo problema è molto più grave, l'ho descritto nei miei lavori, ed è la paralisi civica che è stata volutamente indotta sui cittadini dal sistema economico di cui stiamo parlando. C'è stata una pianificazione a tavolino molto precisa dall'inizio degli anni 70, dove sono stati dettate le strategie per paralizzare la società civile organizzata e distruggere la democrazia partecipativa, proprio perché dopo la Seconda Guerra Mondiale le generazioni che di allora erano state in grado di partecipare, di ricostruire, di fare esattamente quello che lei vuole, e lo avevano fatto talmente bene che questi personaggi sono un po' spaventati, hanno detto: questi cittadini così attivi è meglio paralizzarli, è meglio metterli da parte. Quindi è stata fatta una pianificazione a tavolino su questo. Come ci sono riusciti? Semplicemente introducendo nelle nostre vite due elementi che prima non esistevano, e cioè l'esistenza commerciale e la cultura della visibilità, che sono poi è la cultura dei VIP mass mediatici. Con questi due elementi ci hanno sostanzialmente paralizzati. Allora, quando lei dice queste cose vanno messe in pratica, ci scontriamo contro questo, contro il fatto che ognuno dice: sì, è vero, cose giuste vanno fatte, vanno dette, eccetera, bisogna agire, bisogna fare. Poi nella quotidianità non si muove più nessuno, perché siamo tutti paralizzati, siamo tutti istupiditi dalla esistenza commerciale, cioè dal fatto di vivere per consumare, oltre il dovuto e oltre il necessario, e anche molto dalla cultura della visibilità. Infatti lei nota, e signora lo avrà visto in giro, che se non c'è un VIP, un personaggio importante a trascinare le persone non si muovono più.
Beh, questo è vero, purtroppo sì, è un fatto, però io direi di insistere, perché soltanto batti e ribatti un chiodo entra nella trave, altrimenti non c'è nulla da fare. Se abbiamo, se siamo così ottusi da non riuscire a capire una cosa di queste, e allora francamente è inutile persino parlarne. Voglio dire, buttiamoci anche noi nel lungo fiume della corrente e lasciamoci trasportare. Ed invece no, se bisogna battersi bisogna farlo. Ok, signora, la ringrazio per la sua opinione. Buonasera. Diamo spazio a qualcun altro. Salve. Ecco, sì, ognuno è libero di pensarla come vuole. Io non sono assolutamente d'accordo con il fatto che tanto valga lasciarsi andare alla corrente, perché è esattamente quello che vogliono che facciamo dal mio punto di vista. Sentiamo qualcun altro, se c'è qualcun altro. Pronto? Sandro? Pronto? Pronto? Sì? Ecco, buonasera. Buonasera. Sandro, saluti a te e a Giorgio, che ho sentito che è presente là. Grazie. E anche al giornalista, no? Sì? Sì, volevo, in pratica il giornalista con la risposta alla signora Anna, in pratica ha già risposto a quello che io volevo chiedere, no? Siccome la signora Anna mi ha anticipato, però lo stesso esprimo il mio pensiero. Mm-hmm. E allora, una volta, per sottomettere solitamente i popoli, no? Economicamente, mi allontano un po' perché c'è il riverbero. Sì. Ecco, allora si usavano le armi. Mm-hmm. Ora però in questo periodo si usano ancora le armi, perché vediamo in Afghanistan e in Iraq, no? E anche gli altri paesi del mondo usano ancora le armi, ma solitamente adesso usano, diciamo, sono una finezza, no? E usano una finezza proprio il fatto del signoraggio per sottomettere le popolazioni economicamente. E c'è un gruppo, come dicevi te all'inizio, di folli che ha preso il potere reale, perché hanno preso il potere reale, e mettono, diciamo, in ginocchio le varie popolazioni, non più appunto con le armi, ma con questi diciamo giochetti, no? Sì. Sono giochetti gravi, però. Quello che voglio chiederti è se puoi per favore cercare di formulare una domanda. Sì, la domanda è questa, no? Che appunto, però ho già premesso che il signore giornalista ha già risposto in pratica, no? Rispondendo alla signora Anna. Però si parla, però bisognerebbe cercare in qualche modo di organizzarci, non è una domanda, ma di organizzarci e cominciare darsi da fare, perché singolarmente penso che, sì, lo so che bisogna evolversi nella vita, ma singolarmente con certi problemi non si fa nulla. Ecco, sì, io la penso così, no? Ok, ecco. Io... Però ecco, vorrei cercare, cioè, che almeno chi fa queste trasmissioni chiedesse anche una risposta, cioè si parla della malattia, però bisogna cominciare, okay, anche a parlare della cura, della medicina che per guarire da questa malattia. Sì, che è una cosa che mi sento dire. Il Signore ha già dato la risposta in pratica. È una cosa, infatti, che mi sento dire ogni trasmissione. Nella passività del popolo. D'accordo. In parte, insomma, perché c'è qualcuno che si muove. Ecco. Ok, ti ringrazio. Grazie, tutto là. Ok, grazie. Adesso chiudo un attimo la telefonata. Direi di spendere un paio di parole su questa cosa qua. Io credo che Paolo, dimmi se sbaglio, io credo che Paolo stia criticando, io mi leggo a lui su questa critica, proprio una tendenza di noi italiani, e quando parliamo di noi italiani, noi vuol dire noi, non vuol dire loro. Cioè, noi... pensiamo che bisogna organizzarci, ma vogliamo qualcuno che ci organizza? E questo credo sia uno dei punti focali su cui discutere. Sei d'accordo, Paolo? Sì, no, sicuramente sì, però vorrei rispondere anche a questo signore, ma rispondere anche a chiunque si stia ponendo queste domande. Non c'è una ricetta se non quella che il singolo cittadino, il signore che ha telefonato, la signora e altri, si pongano al centro della vita politica e al centro dell'importanza.
ignoranza. Abbiamo purtroppo introiettato, cioè introdotto dentro di noi il concetto che noi siamo persone non esperte, che non conosciamo e che quindi non siamo in grado di fare, che non contiamo. Abbiamo nel cervello piantato quest'idea che io non conto, contano le persone importanti, i VIP, quelli che si fanno sentire, che, eccetera. E dobbiamo ribaltare completamente questa percezione di noi stessi, ribaltarla completamente, e cioè dire: io conto, io sono il centro, perché la sovranità è quella mia di cittadino, io conto tanto quanto il Presidente del Consiglio, io sono il Presidente del Consiglio di me stesso, e se io mi convinco di essere così importante, vuol dire che mi posso mettere al centro ed agire con importanza, anche da solo, anche senza il famoso bisogno di avere il Beppe Grillo che mi trascina, di avere il Marco Travaglio che mi trascina, o altri personaggi, o altri leader, o chissà, o altri leader di partito, o altre persone carismatiche, eccetera. Ecco, è lì il trucco per riuscire a far funzionare una società e riuscire ad agire per tutelarsi: mettersi al centro e non pensare mai che c'è qualcuno di più importante di te, e dirsi: io ho il potere. Ora, voi immaginate, per esempio, quando vediamo, vi faccio un esempio molto concreto, quando noi vediamo in televisione o addirittura dal vivo i politici che girano con le auto blu, hanno le scorte, eccetera, cioè sono tenuti a distanza dalla popolazione, il cittadino che si avvicina viene allontanato, e questa è un'aberrazione politica, un'aberrazione sociale incredibile, e dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè dovrebbe essere il cittadino che sta al centro e che tiene a colloquio il suo rappresentante, che politico, quando va al cittadino, perché è il cittadino la parte importante, è il cittadino il centro di tutto, il protagonista della Costituzione, il protagonista della politica, la sovranità è del cittadino. E allora, vedete, se noi dobbiamo metterci in testa che va ribaltato questo concetto aberrante che abbiamo della politica, dove c'è la persona importante e noi le pecore che seguiamo e non siamo importanti, se ribaltiamo questo abbiamo fatto il trucco, diventiamo cittadini partecipi, ridiamo vita alla democrazia partecipativa, torniamo a essere i protagonisti di tutto e torniamo a cambiare il nostro tempo. Se no, se non ci mettiamo in testa questo, non faremo mai nulla. Sì, infatti credo che non possiamo sperare che qualcuno ci dia la democrazia partecipativa. Dobbiamo partecipare, e allora forse arriva anche la democrazia partecipativa. Credo che anche questo sia un ragionamento che merita di essere fatto. L'hai fatto, l'hai appena fatto. Quindi adesso io ti chiedo se sei disposto ad andare avanti ancora, perché so che avrai anche le tue cose da fare. Se preferisci, ho 10 minuti, se c'è qualche telefonata volentieri, okay. O se no anche per qualche domanda, ho 10-15 minuti al massimo. Ok, allora prendo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Giornalista, mi sentite? Sì, sì. Sono d'accordo pienamente con quanto ha detto il giornalista a riguardo, perché in effetti la capisco, lo capisco, perché non l'ho provata sulla mia pelle, però ho visto cosa vuol dire andare controcorrente, e non da adesso, da diverso tempo. Purtroppo quando vai in teoria queste cose sono chiare e quindi si può, però al lato pratico non è facile applicarle, non è facile applicarle perché c'è altri che viene ostacolato al massimo per azionare queste cose. Io capisco, condivido che siamo al centro, però purtroppo in questi anni abbiamo visto che si è un po' lasciato andare, e basta andare dentro in qualsiasi azione, diciamo, sia di attivo di persone, vedi che ci sono all'interno le correnti. O la pensi come me, oppure sali sul cavallo veloce e quindi trotti, se no rimani fuori. Okay. Perché viene fatta la prima e la seconda riunione. Allora, la prima è quella che la fanno a parte con i fidati, la seconda la fanno tutti assieme, il gioco è fatto. Ma questo è vero, ma anche io do la colpa a noi, diciamo, che sono all'esterno, cioè non, la politica la vedono dall'esterno,
lei vada in consiglio comunale. Sai, forse, vedi, bisognerebbe fare uno sforzo a livello intellettuale, che sarebbe quello di prendere atto di quale sia il problema. Ma l'abbiamo preso. Sappiamo che il problema è quello lì. Sappiamo che il problema è che ci si mettono i bastoni tra le ruote. Però ognuno di noi può fare qualcosa. Certo che lo fa, ma anche da questa radio tutti i giorni ne senti che vengono fatte. Però poi a fare il salto della qualità, chiamiamolo, è difficile farlo, perché ognuno lo vede alla propria maniera. Giustamente, come ha detto prima, in due, in tre viene fuori che non ci si capisce più. Questo è il punto. Allora cosa secondo me dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che subiremo, di toccare il fondo, e poi ci accorgeremo che guarda, potevamo nuotare prima che eravamo con la testa fuori dall'acqua. Questo è il punto. Se adesso vediamo che proprio singolarmente l'individuo non conta più nulla, perché adesso saremo nel Veneto, andremo a votare, ma andiamo a votare quelli che ha deciso Roma. Questo è il punto, perché noi non siamo capaci di azionarci. E allora, giustamente, il giornalista che ha una situazione meglio ancora di noi sotto gli occhi, di sentire da parte sua, oltre di azionarci, di farci, di conoscere, cosa secondo me dovremmo associarci. Questo è il punto. Ok, grazie per il tuo intervento. Buonasera. Sì, voglio dire, non è che rimanga, sì, ho capito cosa dice il signore, ma non è che rimanga molto altro se non fare quello che abbiamo appena detto, cioè non c'è molto altro da fare. E in fondo il signore deve pensare una cosa e troverà consolazione in questo: nelle vostre campagne del Veneto, se andiamo indietro di, non dico secoli, ma anche solo di decenni, si faceva la fame. Ma c'era veramente la fame. E allora chiediamoci come hanno fatto quegli uomini che non avevano la televisione, non avevano a malapena forse la radio, le prime radio, non avevano internet, non avevano le tutele di legge che abbiamo noi oggi. Come hanno fatto questi uomini a cambiare, queste donne, a cambiare un tempo così miserabile come era il loro? Pian piano, con fatica, rischiando sulla propria pelle, affrontando i pericoli, si sono messi assieme, si sono coesi, si sono riuniti intorno ai propri interessi. È inutile, è quello che va fatto oggi. Bisogna organizzarsi, formare dei gruppi di cittadini, reclamare con costanza, senza stufarsi dopo 10 giorni o 15 giorni, come hanno fatto i girotondi di Nanni Moretti, che hanno fatto il fuoco di paglia dopo che finita la carta colorata non c'era più niente. Ma bisogna avere la costanza di mettersi assieme e reclamare i propri diritti. Allora, se uno pensa di volere un'autonomia, io su questo posso o non posso essere d'accordo, ma uno reclama un'autonomia da Roma, ma che lo faccia veramente, però. Allora, che veramente ci sia un'azione da questo punto di vista dei cittadini uniti, non buttarsi dietro al leader carismatico e replicando il solito discorso della cultura della visibilità, tutti dietro a Bossi e allora sarà lui che penserà per noi. È stato lì l'errore. Se volevate l'autonomia, dovevate prendervela con le vostre mani, non affidarvi al solito personaggio VIP che poi la faceva per voi. Insomma, poi qui ci stiamo tutti associando in radio, qui ci sono mani che sbracciano. Posso non essere d'accordo su questo, io poi non sono per niente d'accordo con l'idea leghista, per cui lo potete immaginare, ma mi metto nei vostri panni. Insomma, qualunque cosa vogliate fare, che sia da una parte o dall'altra, lo dovete fare con le vostre mani, così come fecero i vostri antenati. Se no è inutile affidarsi alla cultura della visibilità e al guru che trascina, non funziona. Allora la risposta è molto semplice: organizzatevi, ma soprattutto avere la costanza di andare avanti con l'organizzazione, di andare avanti a reclamare i diritti, perché tipicamente cosa succede in Italia adesso? Si fanno i gruppi, si fanno le liste civiche, si lavora per un anno, sei mesi, quattro mesi, poi ci si stufa e si va da un'altra parte e tutto si sgonfia, ma così non si riesce a cambiare la storia. Ok, Giorgio, vuoi fare anche tu qualche domanda a Paolo? Buonasera Bernard, sono Giorgio, sono sempre di Radio Gamma 5, sono uno speaker. Sì. Una domanda, perché ero qua con Alessandro. Io ho letto nel suo sito un articolo che mi è piaciuto molto, quello anche abbastanza piccolo, però era molto intenso, quello che di un popolo
quella, sto parlando quello italiano, che non ha più voglia di lottare, perché da quello che ha scritto, tutte le varie, i periodi storici che ci sono stati, c'è sempre stato un popolo che si è sempre rivolto, c'è sempre stato un popolo che ha fatto una rivoluzione, un qualcosa. Oggi come oggi io vedo, e sono d'accordo con lei, in quell'articolo che ha fatto, che oggi come oggi il popolo italiano non ha più voglia di lottare, è addormentato, come è in estasi, non lo so. Radio Gamma 5 sta facendo un qualcosa di diverso, e sono d'accordo con lei quando che parla di unirsi, di stare assieme. Infatti ha cominciato a fare i gas, ha cominciato di prendere la linea, cioè la come si dice, la scelta terapeutica, la libertà di scelta terapeutica, e sta facendo altre cose. Questo credo che sia l'unica cosa che ci resta proprio da fare, di buttare a mare ovviamente i partiti, non la politica ma i partiti, di buttare a mare i sindacati, perché ormai fanno solamente gli interessi dei partiti e della borghesia italiana. Quindi dobbiamo prenderci proprio per mano e unirsi proprio per avere, per trarre un qualcosa, insomma, ecco. Volevo sapere da lei cosa ne pensava. Grazie. Ma io ripeto, come ho già detto, sono assolutamente d'accordo, sarebbe auspicabile che si ritornasse proprio all'epoca in cui le persone si prendono per mano e cominciano a riorganizzarsi la vita. Guardate, però non bisogna dimenticarsi di un punto, perché noi siamo italiani e siamo, come si dice, estremamente parcellizzati. Cosa vuol dire parcellizzati? Vuol dire che siamo persone che tendono a agire individualmente in piccolissime entità, completamente fuori dall'idea che invece l'interesse primario è quello collettivo. Allora, va bene le autonomie, va bene ritornare alla propria sovranità, addirittura quasi una propria sovranità monetaria. Ci sono degli esempi in Italia di luoghi dove è stata inventata una moneta di scambio per uscire, esatto, e di questo è un altro discorso. Ma insomma, va bene tutto questo, però la mia raccomandazione che faccio in risposta al suo intervento, che condivido, è però attenzione, cerchiamo di non dimenticarci dell'interesse comune, perché se creiamo un'Italia di 500.000 piccole isole andiamo veramente ancora di più allo sfacelo. Cioè, un interesse comune deve essere quello dei cittadini che si guardano in faccia e si dicono: ma insomma, siccome siamo tutti su questa barca, qual è l'interesse di tutti? Allora facciamo un esempio: l'interesse di tutti è avere dei servizi che funzionino e che siano gratuiti per i cittadini, perché se no, così con l'introduzione della concorrenza privata, dopo succede che il vicino di casa che ha venduto il garage può farsi l'attacco e si salva la vita, quell'altro che non aveva il garage da vendere e hanno la stessa condizione economica non può farsi l'attacco e muore, capito? Allora si finisce in questo. Non è interesse di nessuno avere una società di questo tipo, perché poi muore la persona che ti era utile, perché poi un domani, quando sarà tuo figlio ad aver bisogno, non ci sarà più il vicino di casa che l'aiuta, e se tu non aiuti il figlio del tuo vicino oggi, capite? Quindi va bene reclamare le individualità e le autonomie, però anche tenendo sempre d'occhio che l'interesse principale, dal mio punto di vista almeno, è l'interesse comune. No, scusi Barna, forse mi sono spiegato male, ma proprio era proprio questo il mio senso del mio intervento, proprio nell'interesse collettivo della cosa, cioè da iniziare, perché sia poi a livello proprio nazionale, stiamo parlando proprio a livello nazionale, e di solidarietà proprio nel più ampio del discorso, ha capito il discorso? Assolutamente, io sono più statalista che autonomista, nel senso che io non sono leghista assolutamente. Io credo che lo Stato ci vuole in Italia, ci sono delle buone istituzioni, ma però bisogna cambiare gli uomini, ecco, questo è il senso un po'. Ah, sicuramente. Paolo, io ti ringrazio tantissimo e spero che magari in futuro ci sarà ancora occasione. Qua qualcuno ci manda degli SMS, ti ringraziano. Dicono che gli piacerebbe vederti qua. Se succederà, basta che avvisi, io sono disponibile a darti spazio se sei da queste parti. E appunto ti ringrazio ancora e ci sentiamo la prossima volta.
Bene, io ringrazio voi, è stato veramente un piacere. Anche per noi. Grazie Bernard, grazie Paolo. Grazie ancora. Grazie a voi, buona trasmissione. Grazie.